questo weekend abbiamo diviso in due giornate diverse. Domani ci sarà la giornata sullo sportello, che come sapete poi ne parleremo ovviamente più a lungo domani. Noi abbiamo come istituto una grande esperienza di sportello nelle scuole, abbiamo tante colleghi e colleghe, per la verità sono tutte donne, che lavorano nelle scuole e da tanti anni le scuole sono tantissime dove siamo e con gli sportelli, quindi diciamo che abbiamo una bella esperienza da poter riportare, mentre la giornata di oggi è sui bambini plus dotati ed è un argomento che in Italia è sempre stato molto poco toccato, sia perché, devo dire una cosa più semplice, per essere sempre sinceri, che tutti quanti pensano, se è plus dotato che gli serve? Fa tutto da solo. Quindi con questo principio, tanto che gli serve fa tutto da solo, i bambini poi stanno male. Stanno male perché non sono all'altezza della situazione, ma la vivono emotivamente in modo sbagliato, non c'è tanta accoglienza nei loro confronti. Pensate che ne parlavamo, adesso vi presento la professoressa Assunta Zanetti dell'Università di Pavia, che da tanto, diciamo così, poi vi racconta lei, si occupa dei bambini plus dotati e che in questa situazione sapete che questi bambini spesso vengono diagnosticati poi in tanti modi, il più classico è ADHD perché disturbano. Ora, fermo restando che la diagnosi ADHD è sempre più comica, ma questa è una conferma della sua comicità, perché pensare che un bambino plus dotato possa diventare poi sembrare ADHD significa che la diagnosi è solo nell'occhio di chi guarda, ma non nel bambino. La percentuale dei bambini che sono plus dotati è incredibile, io non pensavo fosse così tanto, ma con l'Assunta siamo sul 4%, addirittura il 5%, guardate che è un numero, detto in soldoni parliamo di 300-400 mila bambini in Italia, cioè è una cifra veramente inimmaginabile, lo dico perché io stesso ho detto, caspita, non pensavo fossero così tanti, pensavo fossero molti, molti di meno. E che cosa accade? Nella giornata di oggi l'abbiamo divisa in due parti. Nella pomeriggio parleremo, noi ovviamente diciamo che i bambini in carico plus dotati ne abbiamo tanti, ne abbiamo avuti sempre tanti. Infatti questo pomeriggio vi porteremo alcuni casi per dimostrarvi un po' il tipo di diagnosi diversa, come si presentavano, tanto per avere anche un'idea come si presentano questi bambini, se si rivolgono al loro malessere. Insomma, un po' di situazioni, abbiamo portato tante immagini affinché si resti più chiaro la cosa. Mentre la mattina Assunta Zanetti, che è la professoressa di Pavia, con la quale abbiamo stabilito proprio un protocollo di collaborazione scientifica, di ricerca e di formazione, e ci siamo detto in modo, sembra veramente da impero ma non è così, ma per comodità, da Pavia a Roma e noi da Roma in giù, come concetto di collaborazione per fare una rete sempre maggiore di scuole e di operatori, perché noi dobbiamo, nel nostro intento, come sapete molti di voi stanno in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, faremo questa operazione di collaborazione sia nella formazione degli operatori scolastici per poter dare loro più informazioni e possibilmente anche formazione, e sia aiutare nell'individuazione dei bambini per poter far sì che al termine di questo inverno, ci dicevamo prima sulla porta, riuscire a riportare una sensibilizzazione diffusa in tutta Italia in un modo però concreto, cioè non semplicemente dicendo guardate ci sono i bambini plus dotati, ma bensì individuandoli, facendo un discorso di formazione, facendo in modo che le persone possano ragionare, cioè è il criterio è diciamo portare loro piano piano a una partecipazione, che è solo partecipando che le persone poi capiscono, altrimenti restiamo tutti vittime dei nostri pensieri stereotipati, no? Come il discorso non gli serve nulla perché già c'è troppo. E
L'altra cosa ancora, quindi, e nel pomeriggio faremo una prima parte su quali sono. Noi abbiamo ripreso la batteria di test che viene utilizzata su a Pavia, l'abbiamo aggiunto qualche cosa per la parte ovviamente più della diagnosi clinica, diciamo così, e parleremo di questi test, della modalità, insomma parleremo un po', cercheremo di, quell'intento nostro di oggi è portarvi la concretezza dell'esperienza e della possibilità di fare, cioè vorremmo che non restasse una cosa teorica, ma bensì che poi tutto si traducesse in pratica. Ecco, quindi ecco perché con le scuole, con l'individuazione dei bambini nelle scuole, la formazione dei docenti, cioè proprio è darvi una panoramica e poi cercheremo di concretizzarlo, quindi anche per le scuole da Roma in giù che saranno poi interessate, se ci mandano una mail, vediamo come organizzarci.